Amici di Viva la Moto, ben ritrovati, un saluto da Duccio. Oggi sono in sella alla nuova Royal Enfield Interceptor 650, andiamola a scoprire insieme, sigla! Iniziamo allora a raccontare la protagonista di oggi partendo dal suo avantreno, caratterizzato da questo cerchio a raggi in alluminio da 18 pollici, stesso diametro per il posteriore, che calza delle Pirelli Phantom Sport Scomp nella misura 190 all'anteriore. Vi anticipo il posteriore essere un 130-70, quindi forcella teleidraulica con sali tradizionali da 41 mm di diametro che consentono un'escursione utile alla ruota di 110 mm. Mi sposto sul lato sinistro della moto per inquadrarvi il disco flottante da 320 mm, morso da pinza by Bray a due pistoncini, ovviamente è previsto ABS a due canali anteriore e posteriore. Fase mediana della moto, caratterizzata da questo classicissimo telaio, è un doppia culla in tubi di acciaio, fra l'altro progettato dallo specialista Harris Performance, al cui interno troviamo il nuovo bicilindrico parallelo raffreddato aria-olio, questo è il radiatore dell'olio, con fasatura a 270 gradi, 648 cc, state leggendo scheda tecnica in sovrimpressione, un albero a cammin testa, 4 valvole per cilindro, capace di 47 cavalli a 7250 giri minuto e una coppia massima di 52 newton per metro a 5250 giri. Fra l'altro vedete, la frizione ha un comando a cavo e una multidisco in bagno d'olio con sistema di antisaltellamento, il cambio, un nuovo cambio a 6 rapporti. Fase posteriore, dove vediamo uno dei due ammortizzatori, fra l'altro con serbatoio separato, regolazione del precarico molla, un'escursione utile alla ruota di 88 mm. Quindi la ruota viene frenata da questo disco da 240 mm di diametro, morso da pinza ad un pistoncino by Bray. La parte sinistra della moto, il motore è caldo, se siete d'accordo adesso lo mettiamo in moto. Ci andiamo a godere la nostra Interceptor nel misto, in autostrada e in città. Ti va? Posizione di guida tipicamente classica, caratterizzata quindi da busto eretto, sella piatta piuttosto lunga dall'imbottitura, tutto sommato tendente al confortevole, le pedane sono centrali, non troppo distante dal piano di seduta, come potete vedere la piega delle ginocchia c'è, ma tutto sommato devo dire che il comfort anche viene garantito dopo diversi chilometri. L'inserimento nella moto è soddisfacente in virtù della snellezza dall'altezza delle ginocchia, dalle svasature del serbatoio, e poi mi piace perché le teste di questo nuovo motore, nonostante siano piuttosto ingombranti, non vanno ad interferire con le ginocchia, quindi largo manubrio con le estremità rivolte verso il pilota, si lascia impugnare in maniera decisamente intuitiva, facile e immediata, mantenendo polsi e braccia sempre piuttosto morbidi. Mi piace anche il fatto che la distanza tra il canotto e il piano di seduta non sia assolutamente eccessiva, anzi non esiste vano sottosella per lo stivaggio. Abbiamo a disposizione una tasca laterale, la state vedendo, nella quale è possibile sistemare i documenti della moto. E allora eccoci in un bel misto per raccontare la nostra Interceptor. Vi dico ragazzi, un'autentica sorpresa. Giustamente la ciclistica classica di impostazione, le ruote da 18 pollici non mi facevano presagire un'agilità comunque buona, ma veniamo con ordine. Ovviamente la ruota da 18 porta in dote un pochino di inerzia, assolutamente sì, certo non è cancellabile, ma quando adottiamo una guida più sportiveggiante l'unica alchimia è quella di
portare un pochino di contrasto al manubrio, come in questo caso, proprio così, per far scendere la nostra Interceptor ancora più decisa in curva. Ovviamente se vogliamo aiutarla anche con dei movimenti del busto saranno i benvenuti. Dopodiché succede una specie di magia, perché una volta che abbiamo stabilizzato l'angolo di piega la ritroviamo molto neutra, ci viene incontro la taratura delle sospensioni, finché non esageriamo col ritmo perché è di stampo turistico ma giustamente progressiva. Però come in questo caso, ecco, se magari abbiamo una decelerazione un pochino più importante, aiutiamola sempre col freno posteriore, non solo per aumentare la forza decelerante ma anche per diminuire il beccheggio. Il disco anteriore si mette in luce per la buona modulabilità, per la morbidezza all'attacco davvero convincente. Potenza ce n'è, anche se non è sicuramente la sua dote migliore. Ricordiamoci, per le decelerazioni più intense, di tirare con più decisione la leva al manubrio destro. Ci ho detto, mi sembra che per intonarsi meglio alla ciclistica sia più conveniente anticipare la fase decelerante ed entrare in curva morbidi facendo scivolare la nostra Interceptor, piuttosto che arrivare impiccati e prolungare l'azione decelerante fino in ingresso curva. D'altronde l'abbiamo detto, il settaggio delle sospensioni piuttosto morbido privilegia un tipo di guida un pochino più rotondo, con traiettorie raccordate. Adesso diamo il giusto spazio al bicilindrico parallelo, un motore, vi dico subito, che non ci strapperà mai le mani dal manubrio, ma mi sta piacendo parecchio per la sua generosità. È capace infatti di riprendere in sesta dai 1500 giri, si stabilizza a 2000, a 2500 è in grado di sprigionare l'80% della coppia massima. Tra l'altro vibrazioni bassissime, praticamente assenti, ottimi il lavoro da questo punto di vista del contralbero d'equilibratura. È possibile guidarlo tranquillamente col classico rapporto in più o anche due, vista la sua generosità. Ovvio che quando alziamo il ritmo meglio mantenere l'ago del contagiri tra i 4 e i 7000 per avere le risposte più pronte, più decise. Piace anche per la quasi totale mancanza di effetto on-off, avvertibile soltanto nei rapporti più bassi ma mai fastidioso. Il cambio risulta piuttosto veloce, sia in salita che in discesa, una corsa alla leva nella media e una precisione negli innesti alta. A 130 all'ora in autostrada il bicilindrico si assesta a 5250 giri, vibrazioni praticamente assenti, davvero lodevole da questo punto di vista. La stabilità ci sembra piuttosto buona, così come provo a rientrare nella carreggiata più libera a destra, anche la maneggevolezza. Ovviamente veniamo investiti da una massa d'aria cospicua, quindi il suggerimento è quello di indietreggiare il più possibile sulla generosa sella e inclinare il busto in modo tale da trovare facilmente un punto di equilibrio con l'aria. Prova di ripresa dai 90 all'ora, regime di attacco 3500 giri, ruotiamo tutto. Buona la spinta, molto progressiva, anzi sembra quasi aumentare al crescere dei giri, ed eccoci qua arrivati al limite dei 130. Direi un risultato assolutamente soddisfacente, che mette in luce nuovamente la buona capacità di spinta di questo motore fin dai regimi medio-bassi, la sua rotondità. Ed arriviamo al test delle giunture trasversali del viadotto. La prima è morbida, infatti la superiamo senza neanche accorgersene. Ecco la seconda, molto dura, stabilità mantenuta con grande facilità. Piace davvero anche il comportamento delle sospensioni. Certo, non stiamo parlando di una maxi enduro, ma la progressività, la morbidezza nel loro funzionamento aiuta davvero ad innalzare anche il comfort. Eccoci in città, subito prova semaforo. Sono alto 1,81 m, la sella posta a 793 mm da terra mi consente di poggiare molto agevolmente con entrambi i piedi. Guardate, tra l'altro netta la piega delle mie gambe, mi fa pensare che la moto si adatta anche ad accogliere un pubblico femminile. Ripartenza, semaforo verde, frizione ultra modulabile, cambio piuttosto veloce sulla rampa di Legazzi a 50 orari in quinta, 2300 giri circa. Mettiamo la sesta, guardate quanto questo motore abbia
voglia di spingere se ruotiamo, fra l'altro vibrazioni appena avvertibili di bassa frequenza a testimonianza dell'ottimo lavoro di bilanciamento, e quindi frenata la gestisco davvero molto bene con un unico dito. Prova della rotonda, la moto risulta molto ben bilanciata, ruota sostanzialmente su se stessa, riesce a dissimulare in maniera piuttosto convincente 200 kg di massa a secco. Le sospensioni stupiscono soprattutto la coppia di ammortizzatori posteriore, ricordiamolo, 88 mm di escursione, non sono tantissime eppure sono davvero ben spesi, molto progressivo il loro funzionamento, riescono ad assorbire molto bene anche le asperità più secche. Cosa mi è piaciuto di più, cosa di meno? Sicuramente tanto mi è piaciuto questo bicilindrico parallelo, in grado di soddisfare le esigenze anche dei neofiti, per la sua enorme generosità ai bassi regimi rimane sempre molto morbido, ma sa anche divertire nel misto. In città davvero è splendido, fra l'altro vi racconto tra poco se scalda, e ho apprezzato anche il poco effetto on-off, vibrazioni veramente ridotte al minimo a qualsiasi regime, quindi è apprezzabile anche da questo punto di vista in autostrada. E poi ci sono le sospensioni, soprattutto i due ammortizzatori posteriori, molto progressivi, molto votati al comfort, spendono bene i loro 88 mm di escursione. Certo, poi non aspettiamoci miracoli quando alziamo troppo il ritmo, perché evidentemente andranno un pochino in affanno. Una bellissima notizia viene anche dal prezzo, 6.200 euro, mi sembra che a livello di contenuti e perché no anche di stile li meriti tutti. Cosa mi è piaciuto meno? Probabilmente i pneumatici Phantom di primo equipaggiamento, tutto bene finché siamo in città o per una gita fuori porta, quando alziamo il ritmo ci piacerebbe avere un pochino più di grip, soprattutto quando accentuiamo l'inclinazione della moto. E poi il cruscotto, graditissima la sua forma classica, doppio blow, ma nella parte digitale probabilmente ci piacerebbe leggere qualche informazione addizionale, contamarcia, temperatura dell'aria o piuttosto autonomia e quindi consumo medio e consumo istantaneo. Adesso però vi devo raccontare come si trova il passeggero in sella e se il bicilindrico in città scalda. Sì, allora immagino che passeggeri fino al 1,60-1,65 si troveranno molto a loro agio nella porzione posteriore della sella, peraltro piatta e ben imbottita, mentre chi è più alto probabilmente potrà sentire le pedane un pochino alte e leggermente arretrate. Calore del motore non avvertibile con pantalone tecnico, quindi ecco qua, sono senza guanto, vi dico che posso, guardate, toccare le teste del motore senza rimanere scottato, davvero un risultato molto buono. Ragazzi, eccoci al termine della nostra prova. Il mio consiglio, se vi è piaciuta questa Royal Enfield Interceptor 650, è quello di fare come me, venire qui dalla concessionaria Motorstar 2000, zona Colli Portuensi, ovviamente a Roma, Monteverde, ed organizzare un test ride completo per capire le tante caratteristiche davvero di questa bella Enfield. Fabrizio e il suo staff sono qui per darvi il massimo supporto. E se vi è piaciuto anche il video e volete mettere un bel like, siete ovviamente i benvenuti. A proposito, commentate, perché non solo risponderò in diretta ai vostri commenti, ma ne farò tesoro per confezionare il domanda e risposta di prossima settimana. Se ancora non siete iscritti al canale YouTube di Viva la Moto, fatelo adesso, attivate le notifiche. Ragazzi, grazie davvero come sempre per il vostro sostegno. Ci sentiamo, ci vediamo per l'appunto al domanda e risposta. Ciao!